è importantissimo. Interessante, siamo d'accordo. Capisco che può essere, che può essere usato, noi abbiamo già il problema di tante diagnosi di autismo. Capisco che può essere usato in quel modo, non perché lo usa lei. Lei dice giustamente, sono dei segni di vulnerabilità che qua dentro risolviamo mille volte quanto è importante vedere, perché significa per noi sapere dover fare qualcosa. Quindi in questo siamo proprio d'accordo e condividiamo. È importante usare, come diciamo tante volte, anticipiamo le diagnosi, non facciamo prevenzione, non facciamo diagnosi veloce, ma anticipiamo, che adesso nel collettivo abbiamo un po' questo problema. Sì, I understood. È italiana già. Sì. Also, it is not an injection, it's not a tablet, it's not a diet, it's not to help relationships, it's for better emotional climate. Mm-hmm. It's not intrusive. So if it was not autism anyway, well, it helped all around. Certo. Il senso è, non è un'iniezione, non è una compressa, cioè lavorare sulla relazione, anche se non fosse autismo, tutto sommato non è intrusivo, semmai aiuta l'ambiente e il clima emotivo di questa relazione. We are aiming to enjoyable, fun, passionate relationships. Miriamo a questo in senso proprio emozionale, passionale. Volevo dire anche un'altra cosa, siccome non abbiamo fatto intervallo, se siete d'accordo, magari andiamo avanti ancora una ventina di minuti e poi ci fermiamo. Okay. Okay. Perché non abbiamo fatto lo stop. Sì. Because we didn't have our break, usual break, so in 20 minutes. Yes, I think you are finishing in 20 minutes. Yes, you can. Yes. Okay, okay. Yep. Okay, so we are stopping now? Yeah, in 15-20 minutes, you okay. said? Okay. So here is a bit small, the writing. Yes, I don't know if I have the same write it down. Yes, it's very little. This is the follow-up, eh? But it's very little. Okay. I'll try to follow you on your computer. Okay. Gazing at faces. Okay. Questo riguarda la valutazione del bambino. To point? Mica facile. Non ho il corso. Io provo a seguire. Yes, I provo a seguirla. Ah, okay. Assessment. No. You can say that the interpersonal area is the biggest. It has 12 okay. points. Allora, diciamo che nella scheda di valutazione del bambino vediamo che l'area interpersonale è quella che riceve più attenzione, con tutti i segnali di sguardo, balbettio, segnalazione, imitazione, stimolazione attraverso la provocazione, l'indicare, nutrire, l'attenzione condivisa, il gioco, lo stare da soli e il relazionarsi. Poi ci sono tutti i comportamenti reattivi che riguardano la tolleranza alla frustrazione e così via. Poi c'è l'area sensoriale, yes? Sì, la frequenza. Yes. Okay. In the frequency of 1 hour, they have to see it never, always, and rarely is less than 2 times, and frequency is more than 2 times. Ok, so, alla destra vedete nello schema che per ciascuna di queste aree poi c'è una frequenza che riguarda l'osservazione di un'ora a settimana, con tutta una scala appunto di frequenza che va dal mai al raramente, alla più di 2 volte,
a sempre, e poi c'è di lato anche la parte dedicata alla reazione dell'osservatore. Esatto. E le ultime due aree rappresentate sono quella affettiva e poi motoria. So you want me to explain each one, for example touching response? Well, what I will show to them is the next. In the same time that he is observing. Does the observer compile no. during the observation or afterwards? He's observing in general. Allora, prima di tutto lui osserva e poi dopo annota. But you can see, I mean, you have to remember, is that why infant observation helps your memory? Because when you do this, you observe and you are open to what it awakes in you and what is... Ovviamente è quello che ti risveglia, ma you do this kind of check during the observation or after? After. After. For I mean, this is a scale that we train people specifically to learn how to do it. Ah, ok, c'è un training specifico di compilazione, quindi su, yes, rispetto a questo. But it's something that is possible to learn, and you will hear all the stages in the observation. What I want to show to you is that this is separated. You will see that was the infant, and this is the infant. You can see that the infant might not look at the mother at all. Might look every now and then, it might look frequently, not all the time, but it's something that you can measure or it can be fixated. Ok, cioè la cosa interessante è non solo nella frequenza ma anche nella modalità, cioè c'è come una gradazione poi rispetto a ciascun comportamento, partendo da quello di guardare, no? C'è il bambino che può guardare, che può non guardare, che può guardare ogni tanto, che può fissare con lo sguardo. The same with babbling, it could be a baby that is babbling, saying some blah 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 and says very little in an hour, less than two times, or more than two times. In general, normality is between two and three. Okay, rispetto al it has always to be two and three. Okay, la normalità always and never is not right. Certo, normalmente il punteggio, diciamo, di normalità si colloca tra il 2 e il 3. Never, cioè quando in un'ora non si verifica, non è mai buono, quando il comportamento mai, never, definito never. I will show to you the next part, touching, comforting, holding, affect. Ok, la seconda parte, sì, la seconda parte del comportamento del bambino arriva fino all'affetto, cioè l'attenzione condivisa, toccare, I mean, confortare. The baby that is very worried and crying all the time, or the baby that is happy and with a stereotypic smile. Mm-hmm. Un bambino che piange sempre. Doesn't fit either. Certo, nessuno dei due è corretto, nemmeno con un sorriso fisso in maniera stereotipata. I will show to you how we go to the assessment of the mother. Vi mostro come arriviamo alla valutazione, see, della madre. Then we observe the mother. So I will go back. In the observation of the mother, here we also look how the mother looks at the baby, talks to the baby, because we can see here that the mother is not talking to the baby is looking at the mother, but the mother is busy with a telephone, with a computer, with arranging certo. other things, talking with the other children, talking with the friends, but not looking at the baby that is in her lap or breastfeeding. Is that why it's possible to, with this scale, to pick up postnatal depression? Or the state of the mother, okay. whether is a cause or a consequence. Ok, questa scala infatti proprio per il fatto che si rivolge anche alla valutazione dei comportamenti del materno, cioè se questa madre è impegnata in altre attività, se guarda il bambino oppure parla al telefono oppure
mentre lo allatta fa e si occupa di altre cose. Questa scala, anche per questi motivi, è in grado di cogliere abbastanza in fretta i primi segnali di blues postpartum, di depressione postnatale o tutto ciò che riconduce a delle anomalie nel comportamento materno. As you can see, the behaviors are also interpersonal, sensory, motor, and affect. Because if a mother, the posture of the mother is lax, and the baby, you don't see me. I usually do it with a teddy bear. Con un orzacchiotto, non lo abbiamo. The mother might be holding the baby very low and uninterested. La madre può tenere il bambino in braccio, basso, in basso, molto poco interessata. Or on the lap, but it's very depressed. The posture is depressed of the mother. You can see that it's not old age, like in my case. Se vedete che anche nel caso di una giovane madre non ci sia coinvolgimento, ha proprio con la postura, ha questo assetto depresso, no? Sulle gambe, con le spalle ricurve. It's not comforting the baby. The baby is crying and she doesn't talk to the baby. You see here. Sì, oppure se vedete che la madre non è in grado di confortare il bambino rispetto al suo disagio. Or the mother doesn't touch. O la madre non lo tocca affatto. Like doesn't play games, doesn't sing to the baby. Non gli canta, non ci gioca. There are many babies that they are not doing much, but they have a mother that is not doing much with them. Ci sono dei bambini che infatti non fanno granché, però hanno al loro fianco, diciamo, delle madri che ugualmente sono poco coinvolte, fanno poco con loro. Expressiveness. L'espressività, no? degli stati emozionali del bambino. Della madre, certo. No expressions in the face. It's not just an English mother. It's a a mimic. Expression. A mimic. It's something that the mother has to be lively with the baby. Mm-hmm. La madre deve essere vitale con questo bambino, vivace, no? You saw it with that. You all agree that the mother of doctor's observations were a little bit overwhelmed or depressed or occupied with something else in their mind. L'abbiamo visto anche nei video, no? Lo notavate anche voi quando la madre è presa da altro o depressa o. So that is the goodness of feeling, because also never and always is a sign of difficulties. Anche qui sempre o mai sono comunque segnalano delle difficoltà. The behavior has to be between rarely and frequent. E il comportamento preferibilmente deve collocarsi tra raramente e frequentemente. Understanding of emotions is something that the mother can talk about what she thinks. You saw in one of the videos that I said, do you think that the baby is hungry? And the mother said, I don't know. Mm-hmm. Comprendere quindi le emozioni e gli stati del bambino è qualcosa di cui anche dobbiamo parlare. Quando io nel video chiedevo, secondo lei ha fame? E la madre dice, non lo so. And then we put in the past if there has been psychiatric difficulties. E vediamo se poi nel passato a livello anamnestico ci sono delle difficoltà anche, per esempio, di ordine psichiatrico, se ci sono. And we put our difficulties in the present. Some mothers have a traumatic delivery and they are not very friendly with a baby. Ok, anche rispetto al presente, comunque ci occupiamo se le madri hanno avuto delle consegne un po' traumatiche rispetto a questo e ce ne accorgiamo dal modo in cui se ne occupano poi del bambino. So, non sono così amichevoli con il bambino. So it's easy. I will go back to here. Sorry. Here usually when it is always
in the mother is a little bit a manic state in the mother. Manic, depressed. A maniacale. Ah, ok. Quando noi abbiamo il comportamento sempre nella frequenza rilevata, spesso abbiamo il versante maniacale opposto a quello depressivo del materno, no? Never is more depressive. Depressed. And never invece rispecchia più il versante depressivo del materno. But what we see with some autistic behaviors is that the mother is okay. Mm-hmm. Ma quello che vediamo spesso nei bambini autistici è che la madre ha un comportamento adeguato, sufficiente, diciamo. Not always, but many mothers don't know how to play nowadays, whether they are rich or they are poor. Non sempre, però molto spesso le madri di oggi non sanno come giocare con i bambini, non sono molto... Sì. Expressive. Very often, so often, the things you are talking about. Yes. It's not a matter of money nowadays. It's not a matter of neglect. Non è una questione di negligenza, di denaro, di ricchezza, di povertà. Non sanno giocare. So. Spesso. We help them. So, as you can see, the child is looking at the mother, but the mother is not interested in looking. Vedete, nel primo esempio il bambino guarda la madre, ma la madre non è interessata a lui. And the opposite is the mother all the time looking at the baby and doing things to the baby. E all'opposto vediamo la madre quando è sempre sul bambino, no? Che lo... The same with affect. Lo stesso con l'affetto. That is worried about everything. Sempre preoccupata di tutto. Or very happy and not worrying about anything. O invece viceversa, non preoccupata di nulla, per nulla preoccupata. I saw a mother in maternity that it was changing the baby all the time, day and night, and singing and talking and feeding the baby. Mm-hmm. When the mother left the hospital, the nurses were all worried. The psychiatrist came and said, "She's all right. She's a happy mother." When she arrived to the house, she went up the roof. She was taken to a psychiatric hospital. The baby went from hand to hand, and eventually one morning he died. The baby died. Yes, because he was not allowed to sleep. He was because not allowed. Of the mother. Yes, because the awake. Mother was all the time in a state of agitation. Maniacal, changing and doing and feeding and singing and moving the baby. Questo è un caso estremo di una madre exactly. Che. Exactly. And so the maternity was calculating that. Using my scale from then onward. E questo è possibile comunque rilevarlo attraverso la scala. I don't know. Did you explain to them that the mother in the maternity? Yeah, questa madre, avete capito che questa madre praticamente così sul versante maniacale che controlla il bambino, lo teneva sempre sveglio, lo ha portato praticamente a morire.